La provincia di Vicenza ha dato il via all'iter che porterà alla progettazione della variante strada provinciale 246 di Recuaro tra i comuni di Trissino e Brogliano. È stato pubblicato il bando per l'affidamento del progetto di fattibilità e del progetto definitivo. L'importo messo a gara è di 220.000 euro. La scadenza delle offerte è fissata il 16 giugno. Il giorno successivo la commissione di gara sarà al lavoro per aprire le offerte e arrivare quanto prima all'aggiudicazione. È un passo fondamentale verso la realizzazione di quest'opera. Commenta il consigliere provinciale delegato e sindaco del comune di Trissino, Davide Paccio. La provincia ha messo a disposizione i fondi sia per la progettazione che per una buona parte dell'intervento, per un totale di 6,7 milioni di euro, a beneficio non solo dei comuni di Trissino e Progliano, che grazie a questa variante verranno sgravati dal traffico di attraversamento in centro paese, ma di tutto l'ovest vicentino, in particolare la Valle dell'Agno, che potrà contare su un'infrastruttura di collegamento moderna e veloce. Architetti e ingegneri hanno tempo fino al 16 giugno per partecipare alla gara. Il vincitore avrà 120 giorni per presentare gli elaborati che dovrebbero arrivare per la fine dell'anno in corso. Il bando prevede che con un supplemento messo a gara di 290.000 euro la vincitrice possa occuparsi del progetto esecutivo e della direzione dei lavori. La nuova viabilità, conclude Faccio, sarà strategica con l'apertura della Pedemontana Veneta. Creerà un migliore collegamento a livello locale tra le varie aree abitate e il capoluogo, senza dimenticare che il progetto riserva un'attenzione particolare alla mobilità lenta, creando percorsi privilegiati per pedoni e ciclisti separati dalla viabilità principale e quindi più sicuri.